Accadde tutto il 13 maggio 1917, quando tre bambini, Lucia dos Santos, di 10 anni, e suoi cuginetti, fratelli tra loro, Francisco Marto, di 9 anni, e Giacinta, di 7, mentre stavano pascolando le pecore in cova d'iria a una piccola collina, furono destati dal bagliore come di un fulmine. Il 13 maggio del 1917, quando verso mezzogiorno i tre ragazzi si erano recati nella cova d'iria per mettere in riparo il gregge, poiché sembrava avvicinarsi un temporale, apparve loro una bella signora vestita di bianco e dalla sua figura usciva una luce sfolgorante. «Non abbiate paura, non vi farò del male», furono le prime parole che la signora disse. Aveva un abito bianco, con fregi dorati e come cintura un cordone d'oro. Il capo era coperto da un velo, anch'esso con bordi d'oro, che scendeva lungo le spalle fino ai piedi. Tra le mani giunte sul petto aveva un rosario dei grani bianchi. La signora, alla domanda dei bambini da dove venisse, rispose di venire dal cielo e poi fece una richiesta. Chiese che veniate qui durante i prossimi 6 mesi ogni giorno 13, a questa stessa ora. In seguito vi dirò chi sono e che cosa desidero. Ritornerò poi ancora qui una settima volta. Giacinta, la più piccola, chiese alla signora se anche lei sarebbe andata in cielo e le fu risposto di sì. Ma non solo, la Madonna fece una richiesta importante. Volete offrire a Dio tutte le sofferenze che Egli desidera mandarvi in riparazione dei peccati dai quali Egli è offeso e per domandare la conversione dei peccatori? I bambini furono messi davanti a questa grande decisione e con la loro volontà risposero di sì. Le parole della Madre Celeste quindi furono: allora dovrete soffrire molto, ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Chiediamo alla Madonna una grazia grande. Prima di recitare insieme a me questa preghiera forte, chiediamo veramente nel silenzio del proprio cuore una grazia particolare. Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si radia dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo cuore immacolato, la carità e la pace di cui tu sei regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità, perché tu le soccorra, i nostri dolori, perché tu li lenisca, i nostri mali, perché tu li guarisca, i nostri corpi, perché tu li renda puri, i nostri cuori, perché siano colmi di amore e di contrizione, le nostre anime, perché col tuo aiuto si salvino. Ricorda, Madre di Bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità. Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci molte vocazioni e santi sacerdoti, proteggi il Papa, i Vescovi e la Santa Chiesa di Dio. Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.